Finisce con la Castiglionese Macchie in promozione ed i ragazzi di Tulipani sotto i propri tifosi, prima dei gavettoni e dei cori di rito dello spogliatoio vincente. Sul neutro del degli Ornari fa festa la Castiglionese Macchie e non c'è neanche bisogno di andare all'extra time. L'ultimo atto degli spareggi playoff delle quattro seconde classificate di prima categoria al comunale di Ponte San Giovanni è tra San Lorenzo Lerchi e Castiglionese Macchie. Chi vince infatti si aggiudica il passaggio di categoria. Così la Castiglionese Macchie con il 4-2-3-1 affonda per primo i colpi, subito al primo minuto con Bormioli e Favaroni che ci provano con poca fortuna, prima della frustata sul fondo di Bottigli. Poi al quinto con la girata di Cistellini lanciato da Bottigli stesso, Palazzoli non ha problemi a parare centralmente. Nell'unico break per il San Lorenzo Lerchi all'ottavo si grida al gol, ma il traversone di Mazzoni da spingere solo in rete non viene intercettato prima da Rollo e poi da Pica. L'esultanza dei tifernati resta strozzata in gola. Al decimo continua. Dall'altro lato però la sagra degli appuntamenti mancati al gol, con Bormioli che su piazzato dal vertice di destra pesca Cistellini, il quale però non impatta verso la porta. Tutte prove preludio alla segnatura rossonera. Al 22esimo Favaroni da destra pennella per la testa di Silvestri. A Palazzoli basta mezzo scatto per allungarsi quanto basta in presa bassa alla sua destra. Quando manca un minuto alla svolta al gol partita, al 25esimo Cistellini sfugge, complice una disattenzione difensiva, alle maglie avversarie. Ma c'è il ritorno di mestiere su di lui, quel tanto che basta a sbilanciarlo nella sua fase conclusiva. Ed eccolo il gol, cercato e voluto da Favaroni al 26esimo. Mancou fa partire il più perfetto dei cross che arma il sinistro di Favaroni stesso che in girata implacabile piazza sul palo lontano dove nulla può Palazzoli. È 0-1 e San Lorenzo Lerchi che si scuote solo per un tocco tra mano e corpo di Bottigli in aria alla mezz'ora di gioco. Timido l'urlo di protesta nero-verde, ma il direttore De Orsini decide che non ci sono gli estremi. Si continua e dal 32esimo Martinelli sceglie il gesto strappa applausi, una rovesciata acrobatica bella ma fuori misura. Secondo tempo con i ragazzi di Santececca che è squalificato da ordini dagli spalti che non hanno forza nelle gambe per premere sull'acceleratore e così la Castiglionese amministra senza troppi patemi. Al 14esimo Della Rina batte un piazzato per Pica, una delle poche occasioni in cui il Lerchi si fa avanti con insistenza, ma Burini si salva anche se con un affanno di troppo. Al 28esimo, ultimi lampi, c'è Bottigli che sul fronte opposto di prima intenzione indirizza su Palazzoli, respinge distinto quest'ultimo. Passa la mezz'ora e Pica, prima di essere sostituito da vertice basso, ci prova su punizione pericolosamente deviata in corner. Ultima occasione per sperare nell'extra time da parte di Cavargini che al terzo dei cinque di recupero spizza di testa a spiovere. È l'ultimo intervento per Burini e può scattare la festa. San Lorenzo Lerchi 0, Castiglionese Macchie 1, promozione per la Castiglionese Macchie. Oggi ve dico, figli miei, avanti! Sì, abbiamo sofferto soprattutto quando a Ficulle abbiamo avuto il match point e l'abbiamo fallito. Ci siamo rimboccati le maniche, partita dopo partita, semifinale, finale e poi questa partita sudata. A questo punto pagherai da bere? Penso proprio di sì, anche perché sono tanti, quindi glielo pago volentieri. È difficile oggi parlare dopo una stagione incredibile dove abbiamo dato tutto dal primo giorno del primo allenamento, abbiamo rifondato una società finita, abbiamo rimesso insieme forze, energie, entusiasmo, siamo arrivati qua a giocarcela dopo una finale incredibile col San Giustino. Oggi probabilmente sentivamo veramente tanto il peso di questa partita e il primo tempo difficile trovare una spiegazione tecnica, era veramente molto contratta la squadra, tesa. Secondo tempo invece siamo rientrati col piglio giusto, abbiamo giocato la nostra partita.
purtroppo davanti avevamo una squadra come noi che è venuta in finale, e dai indubbi valori tecnici e caratteriali. Partita decisa da un episodio, un gran gol di Favaroni, lo sapevamo, è molto bravo. E dispiace tanto, dispiace molto. Recriminate qualcosina sul secondo tempo? Potevate attaccare maggiormente gli spazi lì in avanti per qualche conclusione in più? Ma è indubbio, chiudere la partita 1-0 significa che loro sono stati più cinici, più bravi a concretizzare quel poco che c'è stato durante la partita, perché è stata una prima molto equilibrata. E che dire, bravi a loro, in bocca al lupo per la prossima stagione. E vediamo se riusciamo a coltivare quella piccola speranza che rimane passando dallo spareggio di domenica. Tutto quello che possiamo fare è giocarcela fino in fondo e poi vediamo. No, di Sulipani a poco. Diciamo magari il merito è quello di aver, insieme a Walter Fioriti, a Rodari e al presidente, di aver portato dei ragazzi di nostra conoscenza. Diciamo in un mese avere fatto tutta la squadra, ecco, questo forse sì è il merito, però il merito in campo ci vanno loro e complimenti a loro, e se lo sono veramente, ma dico veramente meritato, sia loro che la società, che noi tutti, soprattutto per quello fatto durante l'anno, perché comunque sia siamo stati in testa, non so, quasi tutto il campionato. Era andata a finire male e reagire come abbiamo fatto non era facile, però forse così è più bello. Ci avete creduto fino in fondo di poter passare anche tramite i playoff, una partita oggi molto combattuta, a tratti anche bloccata, però la voglia di fare gol anche con Favaroni, che tra l'altro pagherà da bere alla squadra, come abbiamo appreso, ha avuto la meglio alla fine, un po' il simbolo, un po' emblema di tutto il campionato probabilmente. Sì, Marco è un giocatore di altre categorie secondo me, ma ripeto, Marco, c'è Michele Zandonai, c'è Silvestri, hanno fatto Cistellini, cose straordinarie tutti, comunque sia quest'anno hanno fatto qualcosa di irripetibile, e diciamo andare a vincere i playoff e oggi, dopo quello che è successo, perché non dimentichiamo che l'ultima giornata avevamo 2 punti di vantaggio, abbiamo preso 5 scoppole, e reagire in questa maniera, sono veramente orgoglioso.